La resina epossidica Renner è un prodotto estremamente trasparente, si presenta incolore e soprattutto non ingiallisce nel tempo. Peculiarità molto importante per la realizzazione di manufatti di pregio. Voglio ora soffermarmi su un altro aspetto molto importante, la catalisi. Ora, sappiamo bene che quando parliamo di resine epossidiche, la percentuale di catalizzatore utilizzato varia dal 40 al 50%. Questo con il catalizzatore Renner non succede. Difatti, il rapporto di miscelazione è molto basso, parliamo del 25%, dunque un rapporto 1 a 4. È un tipo di catalizzatore che per le sue specifiche chimiche va ad esaltare quella che è la trasparenza vitrea della resina epossidica Renner, esaltando di conseguenza quelle che sono le lavorazioni sia di tipo artigianale che di tipo industriale. Attraverso la colorazione della resina possiamo ottenere effetti e livelli di opacità differenti. Per realizzare i migliori effetti speciali, la resina può essere miscelata con glitter, polveri metallizzate e polveri fluorescenti. La resina può essere spazzolata per aumentarne la brillantezza oppure sovraverniciata con finiture acriliche che vanno a proteggere ulteriormente quella che è la colorazione originale. La resina epossidica Renner può essere quindi utilizzata per impreziosire sia i nostri manufatti in legno, ma anche di altri materiali, per esempio metalli, pietre oppure plastiche. In definitiva, per la sua estrema trasparenza e per la sua straordinaria duttilità, la resina epossidica Renner è un prodotto top di gamma.